Classifica qualità della vita. Benevento guadagna 16 posizioni. È la prima in Campania. Coronavirus. Mastella chiede chiarezza sui dati dell'ASL. La cronaca. Scarichi illeciti. Sequestrato un laboratorio di analisi. Calcio. Benevento-Lazio. Derby in famiglia per Pippo e Simone Inzaghi. Dalle 22.30 Bar Sport in diretta su TV7. Secondo la classifica del Sole 24 Ore, Benevento conquista 16 posizioni sulla qualità della vita. La provincia è al 79esimo posto ed è la prima in Campania. Avellino si piazza all'84esimo, Napoli al 92esimo, Salerno al 93esimo e Caserta al 94esimo. 20esimo in giustizia e sicurezza sui dati generali nazionali. Il Sannio risulta infatti essere tra le province con il più basso tasso di criminalità. Unica pecca, il dato su consumi e ricchezza, che vede bassi redditi e poche spese per nucleo familiare. Anche la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita certifica un trend positivo per Benevento. Siamo i primi in Campania e secondi nel sud, solo alle città della Basilicata, che però hanno beneficiato in questi ultimi anni di un grande facilitatore, vale a dire Matera, capitale della cultura 2019. Solo qualche anno fa eravamo tra gli ultimi della classifica, con un picco in negativo nel 2015, quando addirittura si arrivò a sfiorare la 100esima posizione. Ora invece tutte le classifiche certificano un trend positivo, dimostrando che Benevento è una città che cresce. Così, in una nota, noi campani sulla classifica della qualità della vita. Questo risultato può essere letto inoltre come una nuova grande risorsa per il nostro territorio, che in un momento in cui le priorità sono state ripensate con un'attenzione massima alla qualità della vita e all'ambiente in cui viviamo, si ritrova a intercettare i desideri degli italiani e non solo. La Regione Campania ha inviato al Ministero della Salute il piano aggiornato per la prima fase della vaccinazione anti-Covid-19. Il fabbisogno della prima fase è di circa 320.000 vaccini, che coprirà in due dosi a partire da metà gennaio tutta la popolazione degli operatori sanitari e degli addetti delle RSA. Sono infatti in arrivo le prime dosi per dare il vaccino al mondo sanitario. Si tratta di 160.000 persone che lo faranno in due dosi e quindi 320.000 vaccini. Abbiamo terminato una riunione dell'unità di crisi per alcuni dettagli e ne faremo un'altra con il presidente De Luca. Così Italo Giulivo, coordinatore dell'unità di crisi regionale. Al momento abbiamo individuato 27 strutture ospedaliere dove somministrare il vaccino, per il primo obiettivo, che è di avere una sanità Covid-free. Sono 1.088 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di circa 15.000 tamponi. Di questi, 83 sono sintomatici e 1.005 sono asintomatici, 30 i morti e 1.648 i guariti nelle ultime 24 ore. La settimana dell'ospedale San Pio si è aperta con altri due decessi. Si tratta di una 79enne di Pannarano e di un 58enne di Montesarchio. 60 sono invece i positivi ricoverati, 52 sanniti e 8 di altre province. 5 i pazienti dimessi, 3 sanniti e 2 di altre province. Dal report dell'ASL Sannita delle ultime 24 ore sono 699 i test effettuati. Di questi, 26 tamponi sono risultati positivi, 2 sintomatici e 24 asintomatici, 43 guariti, un deceduto. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è intervenuto ancora una volta sui dati diffusi dall'ASL circa i contagi da Covid-19, numeri a quanto pare trasmessi solo parzialmente sui tamponi eseguiti, che riguardano in particolar modo positivi, guariti e deceduti. Per il primo cittadino di Benevento è necessario che i vertici dell'azienda sanitaria locale facciano chiarezza sull'accaduto e ne discutano con le autorità competenti, che nel caso devono prendere provvedimenti seri. Infine, sulla scuola, ha sottolineato che di concerto con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, gli istituti scolastici non riapriranno se la situazione dopo le festività natalizie non porterà i contagi dell'emergenza sanitaria in atto a scendere, in particolar modo in regione.
Sui 400 panieri disponibili messi a disposizione della Caritas, le richieste pervenute sono state 472. Grazie al progetto dell'Unione Europea FID, alle donazioni anche di beneventani residenti all'estero e alla generosità delle aziende, si è riusciti a realizzare 444 panieri Covid di Natale, pronti per essere distribuiti dal 15 al 17 dicembre prossimi presso l'ex scuola allievi carabinieri Pepicelli di Benevento. 41 panieri di taglia minimum, 161 panieri di taglia smart, 157 panieri di taglia medium e 11 panieri di taglia large. Le persone che al momento sono state ammesse al beneficio del paniere saranno successivamente chiamate per la distribuzione al market solidale della Caritas di Benevento. I carabinieri del NOI di Salerno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta della Procura Sannita nei confronti di un laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche di San Giorgio del Sannio. Il laboratorio, situato in un edificio residenziale del centro, espleta prevalentemente attività di consulenza ambientale riferita alle analisi di acque potabili, acque di scarico, prodotti alimentari, terreni agrari e rifiuti. Sono due le persone indagate, il direttore responsabile e il gerente del laboratorio di analisi, per i reati di attività illecita di gestione di rifiuti, nonché per aver scaricato illecitamente i residui industriali nella rete fognaria comunale. Questi ultimi, infatti, avevano attestato di aver conferito i propri rifiuti presso due impianti situati ad Erola ed Aireano Irpino, che a seguito degli opportuni approfondimenti sono poi risultati ignari. Gli scarichi prodotti erano illecitamente convogliati alla rete idrica condominiale e quindi alla rete fognaria comunale, senza alcun sistema di trattamento e depurazione preventiva. Si è svolta presso la sede della Caritas la cerimonia di consegna da parte del questore della provincia di Benevento Bonagura del ricavato dell'iniziativa di solidarietà che il personale della questura ha scelto di avviare con un'offerta su base volontaria a favore delle persone in difficoltà in occasione del Natale. Quanto raccolto è stato consegnato al direttore della Caritas di Benevento, Don Nicola De Blasio, per la distribuzione di pasti ai bisognosi e agli anziani soli per far sentire la vicinanza della polizia alle persone meno fortunate. Una Fiat 500X di colore rosso si è ribaltata nel parcheggio del centro commerciale Buonvento in contrada San Vito. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Un Opel Zafira condotta da una 58enne ha infatti impattato contro la Fiat 500 condotta da una 32enne. Ad avere la peggio è stata la donna, che si è ritrovata a testa in giù a causa del ribaltamento della propria autovettura. Si è svolta al Museo del Sannio la riunione dei sindaci, parlamentari e consiglieri regionali indetta dalla presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria, per la presentazione del progetto della Fondovalle Vitulanese, l'arteria destinata a congiungere la Valle Caudina Sannita ed Irpina con le valli del Tammaro e Telesina attraverso la Valle Vitulanese. Nell'introdurre i lavori, la presidente ha dichiarato: lo sviluppo passa per le infrastrutture, la loro funzionalità e la capacità di esaltare le potenzialità socio-economiche dei territori che attraversano. Così il presidente ha aperto al Museo del Sannio i lavori di presentazione del progetto della Fondovalle Vitulanese, un'opera di cui si parla da più di 20 anni, ma che ora più che mai può vedere la luce. È un'arteria, ha proseguito, che apre un corridoio tra la Campania e il Molise, tra il Tirreno e l'Adriatico. Adesso si tratta di far coincidere tutti gli ingranaggi, superando le criticità. Al termine del dibattito, facendo sintesi delle osservazioni pervenute, ha deciso di convocare un tavolo di confronto tra i sindaci per il prossimo 18 dicembre alla Rocca dei Rettori. Facciamo un pacco alla Camorra è un'iniziativa che da oltre 10 anni racconta di un riscatto che parte dalla presa in carico di soggetti svantaggiati, passando attraverso la riappropriazione dei beni confiscati alla Camorra e di beni comuni abbandonati. Attività nate dalle esperienze di cooperative sociali, le quali stanno proponendo un nuovo modello di economia, di relazioni e di welfare sul territorio campano, un nuovo paradigma di relazioni non incentrato sull'individualismo esasperato, tipico del fare camorristico, ma improntato sul fare insieme. Come ogni anno, anche questo 2020 vede la presentazione dell'iniziativa, anche nel Sannio, tramite una diretta Facebook che si terrà alle 17.30. Importante novità da primi anni. Da oggi lo shop è online con Edozon, www.edozon.it.
centinaia di giocattoli a portata di click. Info al 340 3322 377. Compra online con la sicurezza e l'assistenza del punto vendita tradizionale Primi Anni a Benevento ed Avellino. I migliori giocattoli al miglior prezzo. Edozon.it. Buone feste con Primi Anni. Sfida affascinante in famiglia per gli Inzaghi al Vigorito. Il tecnico del Benevento affronta la Lazio del fratello Simone per tornare a muovere la classifica dopo il KO contro il Sassuolo. Riflettori su Nicolas Viola, recuperato e pronto ad indossare per la prima volta la maglia della strega in campionato. Fiducia da parte di Super Pippo per Iago Falche, in vantaggio per partire titolare. Inseguono una maglia dal primo anche Dabò e Sau in campo negli ultimi minuti della sfida al Mapei Stadium. Prima del fischio d'inizio, la consegna ai due tecnici al presidente del Benevento Vigorito del premio Santin, già assegnato lo scorso 19 ottobre. Filippo Inzaghi contro Simone, per la seconda volta in carriera da allenatori al Vigorito, fischia Pairetto. Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha diramato l'elenco dei 26 calciatori convocati per la gara alle 20.45 presso il Vigorito contro la Lazio. Portieri Lucatelli, Manfredini, Montipò e Gori. Difensori Glick, Letizia, Barba, Tuia, Fulon e Pastina. Centrocampisti Schiattarella, Del Pinto, Dabò, Basit, Teglio, Viola, Etemai, Masella, Improta, Insigne e Ionita. Attaccanti Di Serio, Sau, Caprari, La Padula e Falco. Allo stadio Vigorito di Benevento, il comitato promotore del torneo internazionale di calcio giovanile Città di Cava dei Terreni, che lo scorso 19 ottobre ha assegnato il premio Piero ai mister Filippo e Simone Inzaghi al presidente Vigorito, consegnerà ufficialmente i riconoscimenti prima della gara Benevento-Lazio. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.